Era un uomo disponibile e paziente che dava ad ogni pratica, ad ogni foglio il giusto valore, perché dietro ad ogni fascicolo ci sono le persone, le famiglie e situazioni diverse. Valentino è stato sempre a servizio dei colleghi e della gente ed ora, in cielo, continua a prestare servizio alla Virgo Fidelis, patrona dell'arma. Sono le parole di Nicola Masci, cappellano militare delle Marche, che sabato scorso ha celebrato i funerali di Ferretti, luogotenente con carica speciale, stroncato da un malore all'età di 58 anni mentre si trovava in casa Marotta. Gremita la chiesa di San Giovanni Apostolo, dove in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto al militare, in forza l'ufficio personale della Legione Carabinieri Marche di Ancona. Erano presenti anche il comandante della Compagnia Carabinieri di Fano, Maximiliano Papale, il comandante della stazione locale, Giuseppe Zocchi, e il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Siamo qui, ha detto sacerdote al termine dell'omelia, per pregare insieme per la famiglia che resta nel dolore. Rimane un vuoto che non si può colmare, ha aggiunto il presule, e la sua assenza si sentirà molto. Adesso, oltre alla preghiera, possiamo essere d'aiuto solo con la presenza e la testimonianza, esattamente come ha fatto Valentino per gli altri. Il 58enne lascia la moglie Morena e due figli di 18 e 21 anni. È stata una grande persona, generoso, umile, sempre pronto ad aiutare il prossimo, ha detto Alessia, che ha letto un messaggio per il papà. Ricorderemo i tuoi preziosi insegnamenti e li metteremo in pratica per essere persone migliori. La sera del 24 maggio, qualcuno ha perso un padre, un marito, un figlio. Qualcun altro ha perso un caro amico, un collega, una spalla. Ma il cielo, ha proseguito nella lettera, ha ricevuto la stella più bella di tutto il firmamento. Quando ci mancherà ci basterà alzare gli occhi e guardare su. Sappiamo che ci sarai, che ci osserverai e ci proteggerai. Speriamo che abbia trovato la pace. Chissà, magari un giorno ci incontreremo e sarà magico. Ciao, papi, sei stato il miglior insegnante di vita che ci possa essere.